Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro cosa ho ricevuto dalla Benefit. Sono veramente felicissima. Sembrava Pasqua, ma chi ha lavorato alla Benefit lo sa. Due volte l'anno possiamo scegliere dei prodotti, abbiamo un budget, dei prodotti da prendere sul sito per poterli comunque utilizzare durante il lavoro. Perché, come sapete, noi al lavoro dobbiamo indossare i prodotti di Benefit. E visto che la Benefit ci ama, ama le proprie Benny Babes, ci dà dei prodottini anche da utilizzare, perché soprattutto anche perché se noi non proviamo i prodotti, li proviamo solo al momento in cui li dimostriamo ai clienti, non sappiamo in realtà l'efficacia, quindi siamo pure un po' false. È tutto basato su una sorta di verità e di far affezionare le persone che lavorano per il brand, al prodotto stesso. E questa è una cosa veramente meravigliosa. Vi faccio vedere io cosa ho scelto, e questo è il mio ordine della Benefit. Felicissima sono. Vi faccio vedere questa carta che, cioè, già solo la carta ha un suo perché. Ci sono tutte le scrittine, XOXO, tutte cose. Questa carta me la conservo, magari me la metto nel cassetto, non lo so. Carinissima. E vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso in totale 10 prodotti. Allora, vi faccio vedere la cosa che l'ho preso soltanto perché, devo dire la verità, perché non è che mi servisse in realtà, ma l'ho presa perché c'avevo l'ultimo piccolo ammontare di soldi da spendere, gli ultimi 15 pound da spendere, e vabbè, ho preso questa, quella cosa che costava di meno. E questo è il Bright Eye, che è un matitone occhi che va all'interno dell'occhio, lo si può utilizzare anche all'esterno per andare a illuminare l'occhio. E poi faccio vedere, ve lo faccio vedere così. Questo è il colore, diciamo, è un rosino. Per quanto riguarda gli swatch, se volete un video recensione, fatemi sapere nell'info box. E mi raccomando, restate aggiornati sul mio blog, perché tra poco inizierò di nuovo a fare i post. Li faccio molto più dettagliati su ogni prodotto. Quindi potete avere un po' più informazioni per quanto riguarda queste cose e tante altre cose. Così, quindi se volete avere dei video proprio precisi, a parte per ognuno di questi prodotti, fatemi sapere. Dice: Valentina, voglio la recensione del correttore. Valentina, voglio vedere come fa il contouring con l'Ula Bronzer. Io ve lo faccio, ok? Fatemi sapere, siate attivi. Allora, un'altra cosa che ho preso, scusate questo rumorino perché devo prendere la scatola, è questo correttore, L-Erase Paste, famosissimo. La mia colorazione è la numero 1, anche se in effetti il mio colorito non è tanto pallido, quindi anche la 2 andrebbe benissimo, ma vo vorrei utilizzarlo come base prima del trucco per andare a illuminare, fare una sorta di highlighting sotto all'occhio con questo prodotto. E questo è il collettore famoso che tanti anni fa utilizzava Clio, quello lì, color salmone, il correttore color salmone. E questo costa abbastanza, costa 20 pound e 50. Ma ne ha tantissimo prodotto dentro, davvero. Adoro i prodotti brevi, scusatemi. E già da questo video potete capire quali sono comunque i miei prodotti preferiti della Benefit. Per averli ordinati significa che li bravavo da tempo, visto che li provo anche spesso sulle clienti, quindi vedo anche l'efficacia reale su ogni tipo di pelle, di colore di pelle, quindi cioè, ecco perché ho comprato questi prodotti. Aspettate che metto tutto di nuovo dentro perché c'aveva la spatolina, il fogliettino, vabbè, è così. Poi ho preso due rossetti, visto che dobbiamo indossare i rossetti Benefit, è molto difficile perché tutti i rossetti con la maggior parte sono matte, o colori particolari che non si avvicinano nemmeno un po' a quelli che abbiamo da Benefit. E ne ho comprati due, ho detto ok, così finalmente utilizzo questi qui. E il packaging è meraviglioso, un po' una sorta di circo. E questi sono gli Lida Smooth Lip Color. La colorazione che ho preso sono le mie due preferite, il Nice and Easy, anche se pensandoci non ho preso quella che mi piaceva di più di tutto, sbagliato sul sito perché preferisco la Wing Woman, però vabbè, sono simili. Nice and Easy and Fling Thing. Nice and Easy, vi faccio vedere. Ecco, infatti non è quella, è un po' più glitteroso, vabbè. Nice and Easy è un... Vabbè, è un marroncino che va sul viola sul rosa, quindi un nude. Nude. E poi ho preso uno un po' più strong, un po' più forte,
che vira sul, non lo so, sul vinaccia, non proprio vinaccia, non so come descrivere questo tipo di colore. È bello, è sexy, lo trovo sexy. E poi sono molto idratanti, e poi adoro il packaging, vabbè. Che body caffè. E questo è fighissimo. Eccolo qua. E questo è il colore di questo di della Benefit. I rossetti Benefit costano 15 pound. Non vi so fare il calcolo in euro, non so quanto viene, quanto stanno. Vedete voi sul sito della Benefit, mi spiace. Ok. Poi ho preso una cosa che volevo da tempo perché lo provo sempre al lavoro e lo adoro, e questo è l'Ultra Radiance Facial Rehydrating Mist, che è un mist che sarebbe uno spray idratante per il viso, un po' come l'Aqua Aven. Guardate già come si apre il packaging, vi faccio vedere. Cioè, già questa cosa è assurda, è qualcosa di lussurioso, esagerato, vi faccio vedere con tutto lo scatolino. Guardate quanto è bella, bella in plastica la boccettina. Quest'acqua rinfrescante è al cucumber, che è davvero ottima, ottima. Soprattutto io che lavoro comunque, cioè, con sotto l'aria condizionata tutto il giorno. E il trucco mi si va a sfacellare. Con questo invece va a ridratare la pelle. Veramente è ottima sta cosa. Infatti me la porterò anche in vacanza, me la vado a travasare uno piccolo, perché mi piace. Poi ho preso questo. Questo non l'ho mai provato su me stessa. È lo Stay Don't Stray, che è un corre... non è corretto, aspettate. È un primer occhi, però può essere utilizzato anche come correttore. Lo utilizzo spesso come correttore nella figata, ottimo. Quindi voglio far fare una sorta di illumina, sta sorta di illuminante sempre che mi sono fissata. Vabbè, lo Stay Don't Stray, poi magari ve lo provo. Ve lo faccio vedere. Faccio vedere un po' com'è il packaging. Io vi apro i prodotti così, no? Cioè, per farvi capire di cosa si tratta. Così, col pennellino, e si va a utilizzare, cioè è ottimo. È uno dei primer più grandi di quantitativo che ho visto fino adesso da vari brand. Poi, da come vi ho accennato, ho comprato l'Ola Bronzer. Io già ce l'avevo nella palette, però volevo qualcosa di più comodo e volevo quello proprio. Col pennellino mitico e nella scatolina Lula è uno dei miei preferiti, l'adoro, lo sapete. È così, Lula. Ma faccio un full tutorial con Lula e gli illuminanti di Benefit. Appunto, parlando di illuminante, vi parlo di WhatsApp. Questo è famosissimo qui a Londra, lo comprano in tante perché è il mitico illuminante che utilizza Mario, il makeup artist di Kim Kardashian. E infatti su alcune foto di Instagram Kim Kardashian si vede che lei sta utilizzando questo qui. E questo è l'illuminante. Se volete proprio una recensione, vi dico, ripeto, dettagliata, fatemi sapere, ve lo faccio vedere per bene. Questo è fighissimo. Cioè, da un lato c'è l'illuminante che sarebbe di un color champagne, così, e dall'altro c'è la spugna e la blending sponge per andare a blendere, sfumare. È così. What's up? E poi infine ho preso altre due cosine, che è il Gimme Brow, che è un gel per sopracciglia che contiene delle fibre, microfibre, che vanno a risistemare le sopracciglia, te le vanno anche un po' a riempire in maniera molto naturale. Al momento utilizzo la palette con la polvere e il gel per andare a dare definizione. Però sto pensando, visto che questo è waterproof, cioè non waterproof, però è really long lasting, da come sta scritto, long wearing, credo che proprio per quando vado se vado in piscina, se vado in estate, da qualche parte, così, questo sarà proprio ottimo, quindi lo voglio provare. E l'ultima cosa, questa la volevo assolutamente, è il Playstick. Il Playstick è una linea di fondotinta ad alta coprenza. Questi sono una bomba, eh. Sono una bomba. Quindi veramente, se volete un tutorial con questo, io ve lo faccio, ma molto volentieri. E che cos'è sta cosa? Che cos'è? Questo è un fondotinta? Sì, è un fondotinta. Quando lo mostro al cliente, alcuni mi dicono: "Ma lo conosco, altri no. Non l'ho mai visto, è nuovo". Non è nuovo, assolutamente no. C'è da secoli. E questo è un fondotinta super alta coprenza. Ve lo faccio lo swatch di questo, dai, ve lo metto qui. Ecco.
Non so se si vede, spero che si veda con la luce, vabbè. È qui. Davvero bello. Questo è ottimo. Questo l'ho provato soprattutto con persone con problemi di acne, problemi veramente evidenti sulla pelle. Questo lo va a coprire. Cioè, lo va a coprire. Ottimo. I prodotti coordinato della Benefit sono terminati, però vi faccio vedere delle cosine invece che non ho ordinato, ma ho ricevuto lo stesso pochi giorni fa, ed era sempre Pasqua per me. Perché sono usciti da pochissimo online sul sito della Benefit UK e nei nostri negozi. È il nuovo range di Hoola, la linea di Hoola, e mi hanno regalato i prodotti, tranne il pennello, perché è uscito anche un pennello dorato che è meraviglioso. Non so se comprarlo o meno, vediamo un po'. Vi faccio vedere le cose che mi hanno dato. Questi tre prodotti per quanto riguarda swatch e recensione, ve li faccio, farò proprio un video a parte di questo, perché questo merita. Essendo una cosa nuova, completamente nuova, devo fare qualcosa a parte per farvi vedere di cosa si tratta. Allora, questo è lo Zero Tie Lines ed è un prodotto per il corpo. Guardate solo la confezione, com'è bella. E che cos'è? È un bronzer per il corpo. Non è un, come si dice, quello self tan, non è quell'abbronzatura fake così, no. Questo è come se fosse il make-up per il corpo. E che c'ha? Cosa figa? Packaging, spugnetta applicatore. È un gel che va a dare un'abbronzatura molto naturale su tutto il corpo. Ha una durata di 12 ore, è matte e non è transfer, è no transfer, quindi se vi mettete i vestiti sopra non è che si vanno a diventare marroni, si sporcano. No. Vi assicuro che l'ho messo, lo metto nel negozio, sulle mie braccia e lì rimane, non va via per tutta la giornata. È ottimo, davvero. E quindi magari faccio un tutorial, vi faccio vedere che cose, qual è l'effetto di sto coso. E costa anche poco, costa £19,50. Per essere una cosa, una boccetta di quanto è mezzo litro? Non è mezzo litro, 147 ml, ma sembra mezzo litro di cosa. Vabbè, 147 ml, ma... è ottimo. E poi la stessa, cioè lo stesso concetto lo ha quello per il viso, che si chiama Beauty Hoola. È già il packaging, non so perché, davvero, cioè è fighissimo. E questo invece è un bronzer liquido per il viso. Questo vi consiglio di utilizzarlo soprattutto come base, andarlo a mischiare col fondotinta, applicarlo sopra il fondotinta per dargli un tocco di abbronzatura molto naturale, o puoi utilizzarlo anche per fare il contouring, ma non è proprio 100% eccellente per contouring, devo ancora provarlo per bene. Quindi quando sono pronta faccio un tutorial completo. Questo c'è una pompettina così, è facile da applicare davvero ed è bellissimo questo prodotto. Ed infine, uno dei miei preferiti è lo Shy Beam, è la versione matte dell'iBeam, che è un illuminante. E questo è il Dandelion Shy Beam. E già guardate il packaging, con i pua, già questi pua mi stanno facendo impazzire a me, vabbè. È così. E questo risulta un po' un colore rosa matte. Vi faccio vedere solamente dalla boccettina, così. E vado a illuminare tutta la zona dello zigomo, però lo utilizzo soprattutto anche sotto l'occhio. Sotto l'occhio dà l'effetto occhio molto aperto, molto più sveglio, mi piace tantissimo. Ah, tutti i prodotti sono terminati, era veramente un mega super haul. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri interessi, cosa siete curiose di vedere in azione. Un bacio ragazze, alla prossima, ciao.